RKO, DanceOnAir, io sono Mimmo Iannone e questa è la 15ª puntata della trasmissione. Ospiti quest'oggi Gennaro Guida, fotografo, Manolo Perazzi, danzatore antenna CCNL, Silvia Marti, danzatrice e coreografa, Ciro Venosa, danzatore, coreografo e direttore della compagnia Balletto di Genova, ed Elisa Barucchieri, danzatrice e coreografa della compagnia Rex Estenza. Saluto Carlo Chicco e Paolo Pagone come sempre, vi ricordo il numero WhatsApp 351 677 6164 per chi voglia mettersi in contatto con noi, lasciare un commento o voler partecipare alla trasmissione. Naturalmente ci potete contattare anche sulle pagine Facebook e Instagram. Non mi resta che lasciarvi al primo contributo audio e a una selezione musicale da me curata. Mi chiamo Gennaro Guida. Mi occupo di fotografia in genere, ma sono specializzato in fotografia per il teatro e per la danza in particolar modo. Non mi piace quando mi definiscono fotografo. Credo che in un mondo dove il tempo è sempre più relativo e dove i social sono pieni di immagini spazzatura, la fotografia, quella vera, quella che ferma tempo ed emozioni, è sempre di più cosa rara. Non mi occupo di fotografia a livello professionale da tantissimo tempo e, a dire il vero, facendo anche un altro lavoro, ho la possibilità di scegliere ciò che mi piace, escludendo quello che non mi dà l'enfasi giusta per poter prendere la macchina fotografica in mano. Mi piace pensarmi come ad una persona che cerca di guardare un po' più attentamente. La fotografia per me non è fatta di numeri, di aperture di diaframma, di tempi di scatto, di numeri di pixel, di cavalletti e accessori strani. La fotografia, per quello che è la mia idea, è fatto di attimi che una volta passati non tornano più. In quell'attimo non ho il tempo di pensare a tutti i numeri della fotografia. Mi dispiace per i sofisti della matematica e delle leggi fisiche, ma io ho bisogno di scattare, di fermare ciò che un attimo prima era futuro e un attimo dopo è già passato. Parliamo di istanti. Ecco perché mi sono appassionato fin da subito alla fotografia dedicata alla danza, perché la danza è fatta di istanti. Un istante prima un danzatore può regalarmi la posa perfetta, subito dopo la mia immagine può compromettere quello che la danza deve comunicare. È molto importante fornire per uno spettacolo immagini che abbiano un impatto emotivo forte, perché l'immagine in quel caso può creare nel pubblico che la osserva la curiosità, la spinta emotiva per poter andare a guardare dal vivo lo spettacolo che è stato immortalato. La danza credo sia il genere più complicato da seguire per un fotografo. Non puoi usare flash, devi affidarti a quello che un tecnico luci ed un coreografo ti regalano. Ecco perché è importante guardare le prove. Devi avere un minimo di cultura sull'argomento, un pizzico di intuizione per catturare il meglio di quello che succede sul palco. Ecco perché quando sono a teatro mi piazzo nel mio angolino, mi preparo, metto l'occhio sul mirino e la mia macchina fotografica inizia a danzare insieme a chi la danza la fa veramente. Io non sono un danzatore. La mia fisicità non me lo permette, ma amo ciò che è bello e crea emozione. Ho collaborato con diverse compagnie, tra cui Altadanza del maestro Domenico Iannone, con cui si è stretto un legame fortissimo che va oltre il semplice lavoro. Ho collaborato con Resextenza di Elisa Barucchieri, con il Balletto del Sud del maestro Freddy Franzutti. Ho avuto l'onore di immortalare degli spettacoli di Rossella Brescia, così come collaboro giornalmente con le varie scuole di danza, che mi danno l'onore di poter essere parte integrante delle loro famiglie. Questo è importante. In un periodo nero come questo, dove scuole di danza, di teatro, di musica sono completamente ferme per colpa del coronavirus, anche i fotografi che si occupano di teatro e di danza hanno avuto disdette per gli spettacoli di fine anno e sono allo stremo. È importante capire che in quelle scuole, non si creano solo danzatori, attori o musicisti, ma si creano delle famiglie. Gli insegnanti cercano di far crescere artisticamente i loro allievi, per prepararli alla vita e al mondo del lavoro. È importante che si trovi il modo di riaprirla in sicurezza e che si diano supporti strategici ed economici perché queste famiglie possano continuare nel loro progetto. Grazie Domenico Iannone per avermi invitato. Grazie DanceOnAir, sono Manolo Perazzi, danzatore e autore, amministratore insieme a Valeria Russo, anche lei danzatrice e autrice, siamo amministratori del gruppo CCNL Lavorator Spettacolo Danza. Sono qui per parlarvi un po' di quello che stiamo facendo in questo periodo di lockdown per lo spettacolo e quello che stiamo facendo da 2 anni. Da 2 anni insieme a Valeria Russo abbiamo creato il gruppo Facebook CCNL Lavorator Spettacolo Danza per facilitare la diffusione e la conoscenza del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo. Questo perché in seguito ad una serie di problemi contrattuali siamo entrati in contatto con la SLC CGL. La SLC CGL è il comparto della CGL che si occupa di tutelare gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo e dello sport. In questi 2 anni abbiamo rinunciato a lavori in quanto autori e danzatori che non permettevano di rispettare i termini contrattuali del CCNL. Ci siamo messi in discussione senza accettare compromessi. Con noi come tramite il sindacato ha voluto approfondire la conoscenza del mondo della danza, del quale non aveva che sporadiche testimonianze. Grazie a questa collaborazione siamo arrivati a miglioramenti contrattuali di diverse situazioni segnalateci da colleghe e colleghi che ci avevano conosciuto attraverso il gruppo Facebook. Abbiamo quindi avuto esperienza diretta dell'importanza di avere una rappresentanza sindacale partecipe ed attiva, fondamentale per avere una voce che si confronti anche con la politica per cambiare lo stato dell'artista in Italia. Durante questa emergenza abbiamo aiutato la SLC CGIL a raccogliere le segnalazioni degli spettacoli annullati, ore di insegnamento perse, giornate di prova perse, cachet persi, fornendo quindi al sindacato tutti i dati necessari per dipingere un quadro chiaro della perdita economica subita da noi artisti. Inoltre, durante la stesura delle varie bozze del primo decreto Cura Italia, siamo riusciti insieme alla SLC CGIL a raccogliere tutte le segnalazioni di artisti che non si vedevano inquadrati in nessun tipo di ammortizzatore. Questo è stato fondamentale per l'SLC ai fini della contrattazione, per ottenere degli ammortizzatori più efficaci possibili in questo periodo. Purtroppo alcuni artisti sono rimasti esclusi, sono ancora esclusi dall'ultimo decreto, ma ci sono sicuramente delle conquiste. Per esempio l'indennità dei 600 euro per lo spettacolo e per i collaboratori sportivi che finalmente sono riusciti ad avere visibilità. Ora stiamo aspettando il nuovo decreto. Al momento dalla prima bozza sembrerebbe che verranno ridotte le giornate in ex-empals per accedere all'indennità per i lavoratori dello spettacolo da 30 a 15, forse addirittura 7, riducendo il reddito da 50.000 a 35.000. Dovrebbe essere stata introdotta l'indennità per gli intermittenti che possono avere 30 giornate di lavoro dal 1 gennaio 2019 al 23 febbraio 2020 per i mesi di aprile e maggio. Poi la possibilità del datore di lavoro che abbia licenziato i lavoratori dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 di revocare il licenziamento purché faccia contestuale richiesta di trattamento di cassa in deroga. Dovrebbe venire istituito anche il reddito di emergenza REM con limiti di reddito specifici. Poi modificati alcuni requisiti per il reddito di cittadinanza. Dovrebbe essere inoltre riconfermata l'indennità per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla gestione separata. In ogni caso dobbiamo comunque aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per avere notizie certe ed ufficiali. Nel contempo, insieme ad altri colleghi e colleghe, siamo riusciti a creare una rete di lavoratori della danza creando e diffondendo un form da compilare online. Compilando il form si potrà avere accesso a tutte le attività che la rete sta proponendo in questo momento. Come mezzo di questa azione abbiamo scelto di usare la piattaforma social Telegram, oltre al già esistente gruppo Facebook, alla neonata pagina Facebook Lavorator della Danza e al sito lavoratordanza.wixsite.com. Le info così possono passare attraverso questa rete e possono passare attraverso un insieme di persone che chiamiamo antenne regionali. In questo modo possiamo appunto veicolare l'informazione in ogni regione, nonché raggiungere un controllo e monitoraggio maggiore. Tali gruppi inoltre si faranno anche piattaforme informali di confronto tra professionisti e professionisti afferenti alla medesima categoria. Questa rete, oltre a fare diffusione, ha l'intento di cominciare un dialogo sulla base dei temi che ci rendono consapevoli della nostra situazione di lavoratori e lavoratrici, ed è perciò che stiamo cominciando ad aprire dei dialoghi sotto forma di tavoli di lavoro. Vi elenco alcuni di questi tavoli che sono aperti. Il tavolo CCNL si è dato l'obiettivo di informare in modo capillare i lavoratori della danza sul contratto collettivo nazionale del lavoro, per poter sviluppare la consapevolezza necessaria alla costruzione di proposte di modifiche in vista di una futura chiamata da parte dei sindacati alla partecipazione ai tavoli delle trattative che ridefiniranno il nostro contratto collettivo nazionale in materia di spettacolo. Il tavolo formazione invece si è dato l'obiettivo di discutere e tentare di scrivere proposte atte a regolamentare e a migliorare il sistema della formazione coreutica in Italia. Partiamo da un dialogo interno fra noi artisti della danza al fine di produrre idee e contenuti da proporre e discutere assieme a sindacati e associazioni di categoria. In questo senso abbiamo già organizzato delle dirette Facebook di studio insieme all'associazione AIDAF, che è sotto Agis. AIDAF da anni porta avanti la sua battaglia per regolamentare e tutelare l'insegnamento della danza in Italia, quindi abbiamo deciso di informarci su quello che è stato già fatto e proposto da loro, da AIDAF. Quindi il tavolo a riapertura invece si propone di entrare nel vivo della questione, quando l'emergenza sarà finita, informare sugli sviluppi, le normative, riflettere sulle modalità, ma anche proporre possibilità altre che inventino nuovi spazi per la danza, quali luoghi aperti non convenzionali, inventare nuove modalità di relazione nella fase di convivenza. Obiettivo del tavolo Azioni Danza invece è discutere e realizzare azioni artistico-politiche di resistenza per sensibilizzare sulle tematiche care alla categoria, proporre pratiche che sottolineino la centralità del corpo e delle sue relazioni in relazione allo sconvolgimento sociale che stiamo vivendo. C'è anche l'obiettivo invece del tavolo Digitale Danza, è quello di discutere e creare strumenti per interagire in maniera consapevole con le proposte relative a streaming e arte digitale, favorire un dialogo con gli enti che stanno proponendo una conversione digitale della danza, costruendola sulle nostre necessità economiche, di ricerca, di formazione, di collaborazione. Il tavolo Ponti si costituisce per trattare questioni di rappresentanza all'interno e all'esterno del movimento, occuparsi del coinvolgimento dei partecipanti nella comprensione e nell'assunzione degli intenti del movimento e occuparsi sul posizionamento del movimento e dei contenuti prodotti nel settore e nel sistema Italia. Quindi mi pare di aver detto tutto, grazie mille. Se volete aderire alla rete per usufruire delle informazioni che girano all'interno, o se volete partecipare ai tavoli di lavoro, vi invito a compilare il form che potrete trovare sul gruppo Facebook CCNL Lavorator Spettacolo Danza, o sulla pagina Facebook Lavorator della Danza, o nel sito lavoratordanza.wixsite.com, andando nella sezione news, cliccando su Facciamo Rete, e troverete il form da compilare. Grazie a tutti, grazie, arrivederci. Oh yes, yeah, yes, I'll say I know that if we get together we can win this race now. Oh, come on and be strong, yes. I won't give up, my path is clear. I'll take your hand, walk to the promised land. I won't give up, my path is clear. I'll take your hand, walk to the promised land. Yes, I'm walking low, oh yes. We'll keep on walking, say now, low, oh yes. Take a hand, take a, take a hand, and now I'm walking in love, yes. Oh yes, oh, oh. Think of all the precious babies. Think about the children. Children look to them, they'll know exactly what to do, yeah. They will talk about love, won't be afraid. We won't give up, our path is clear. We all join hands, walk to the promised land. We won't give up, our path is clear. We'll all join hands, we'll walk together now. Teach them well, yeah, we won't give up, say I won't give up on love, I will not give up on love, say we can all become love, oh yeah, yeah, we won't give up, our path is clear, I'll take your hand, we'll walk together, I won't give up, I believe in love, yeah, stand up and be counted. I believe in love. I'm not afraid to tell you that I have given my life to love now. I am not afraid. I'm a love warrior. I'm a love warrior. Will you join me? Say now. We won't give up. Our path is clear. We'll walk together through the promise, through the promise. I'm gonna walk in love now. I'm gonna tell about it. I'm gonna shout about it. I'm gonna talk about love. Ciao a tutti, sono Silvia Marti. Ringrazio tantissimo Domenico Iannone per avermi invitata a presentare me e il mio lavoro. Ho iniziato i miei studi di danza nella mia città natale, che è Bari, nella scuola Academy of Dance delle mie insegnanti Margaret, Cheryl e Diane. Ho proseguito i miei studi trasferendomi a Milano e dopo ancora a Roma, studiando con la mia maestra Sylvie Mujol. E ho continuato la mia formazione in Francia, negli Stati Uniti, e ho continuato a lavorare con e a studiare con molti coreografi e artisti. Ho fondato la mia compagnia, compagnia più che compagnia, un gruppo di lavoro, mi piace definirlo. La compagnia si chiama Codance. Codance è un progetto a cui tengo moltissimo. Abbiamo vinto numerosissimi premi nazionali con alcune delle mie coreografie, con la compagnia Codance, e abbiamo all'attivo, non lo so, almeno un 7-8 creazioni e qualcosa anche in più. L'ultimo spettacolo che abbiamo fatto si chiama Nun 69. Abbiamo debuttato al Teatro Greco di Roma nel settembre 2019. In questo momento storico ci troviamo ad affrontare una situazione molto difficile, soprattutto per noi artisti, aspettando di ritornare a una sorta di normalità. Non dobbiamo perdere assolutamente l'energia che ci spinge ad andare avanti, sempre e comunque. Mi auguro da parte delle istituzioni un aiuto molto evidente. Il momento storico che stiamo vivendo ci darà la possibilità di apprezzare la qualità invece che la quantità. Certo, è anche vero che la danza è fatta di collettivo, di condividere spazio, tempo, emozioni con le altre persone, con gli altri artisti vicino a noi in quel momento. Sarà bene riflettere sull'importanza della qualità delle cose, sulla qualità del momento che stiamo condividendo con le altre persone. Ovviamente parlo della qualità del lavoro che svolgiamo. Per quanto riguarda la quantità, dovremo un attimo rivedere gli standard che richiede il mercato, insomma. Mi auguro ben presto di tornare a condividere, a creare, a dialogare con i centri di danza, con le sale performative, con i teatri, con i miei colleghi, ancora una volta in serenità e con una visione un pochino più globale della cosa. Un abbraccio a tutti, virtuale, e un grazie a Domenico Iannone che mi ha invitato qui ad esprimere il mio pensiero. Ciao ciao! Nel pecho la niña no nos Buongiorno a tutti, sono Ciro Venosa, direttore e coreografo della GDS Balletto di Genova e centro di alta formazione contemporanea per giovani danzatori. e ideatore e fondatore del festival internazionale Expo Danza International Dance Festival Competition. Da giovane coreografo emergente e da performer e danzatore ho avuto la possibilità di formarmi in Italia e all'estero, tra Inghilterra, Germania e Stati Uniti, e poi la mia fortuna è stata quella di essere accolto calorosamente in Francia. Da lì poi ho esplorato, sperimentato vari stili e ho creato un mio linguaggio, perché dedicandomi alla danza contemporanea, proprio di linguaggio e movimento si può parlare. Questo è secondo il mio parere, personale parere. E grazie veramente a tutti i maestri che fino ad oggi ho incontrato nel mio percorso di crescita, nella mia formazione, e grazie a loro poi ho avuto una forte motivazione anche al creare, all'ideare un percorso, di formazione per giovani danzatori. Di questo poi ne ho fatto una forte motivazione anche creativa, e da lì ho esplorato e ricercato dei danzatori che potessero esprimere il mio linguaggio, le mie creazioni. Da lì è nato proprio il balletto GDS Balletto di Genova, che è presente sul territorio ligure e nazionale come ho già detto, da ben 8-10 anni circa. In Francia, come ho detto precedentemente, ho avuto la possibilità di conoscere, quindi esplorare e sperimentare stili, tecniche e acquisire, scusate, tecniche, e per poi ovviamente avere, che non è ovvio, scusate, ma avere la possibilità di donare la mia arte, il mio linguaggio, grazie a delle master, degli stage presso dei centri come lo Studio Armonique, il Centre des Danses du Marais, e per poi negli ultimi 2-3 anni collaborare con una nota compagnia contemporanea, il Karma Dance Project di Alice Valentine, nostra ospite da tanti anni, sia in formazione che come ospite artista presso il nostro festival internazionale. Ringrazio nuovamente comunque Domenico Iannone e la Radio DanceOnAir per questo invito, e ben presto riavvicinarsi al nostro mondo, al nostro habitat naturale, che sono le sale danza, le sale prove, alle nostre creazioni, e quindi riportarle poi sui palcoscenici italiani e quindi ai nostri teatri. Questo è un grido di speranza, di gioia e di positività che secondo me è quella fiamma che ci può contraddistinguere e continuare a sognare realmente a un futuro decisamente migliore. Siamo consapevoli che questa emergenza non ha portato grande felicità, e proprio ad un arresto di tante cose e su tanti settori. Noi esistiamo, noi siamo artisti, siamo lavoratori, è il nostro nonché grande passione, ma è il nostro mestiere. Oltre alle iniziative che la GDS Balletto di Genova organizza, quindi con stage, formazione, sia con ospiti nazionali che internazionali, e in primo piano con Expo Danza, la stessa GDS, Ciro Venosa e Expo Danza sono partnership di un grande evento a favore di tutte le scuole di danza italiane che è Italia in Danza, hashtag Diamo Voce alla Danza, che è nato proprio in questo periodo di emergenza, proprio per dare voce e ascolto e sostegno a tutte le scuole di danza italiane, perché grazie a loro noi comunque da lì escono i danzatori del futuro, i ballerini e i talenti del futuro del nostro settore spettacolo, danza, formazione. Questo è il messaggio proprio che Italia in Danza vuole dare. Quindi grazie a tutti, grazie nuovamente a Domenico Iannone, direzione artistica, e all'iniziativa radiofonica di Radio Dance On Air. Grazie. Ciao a tutti, sono Elisa Barucchieri di Resextenza. Resextenza è una compagnia di danza che è nata da me con Victoria Sogne, una meravigliosa danzatrice norvegese, dopo il nostro periodo di danza e lavoro con Caroline Carson alla Biennale di Venezia e per me anche con Susanne Linke, e poi degli anni di lavoro e primo rodaggio della compagnia all'estero, prevalentemente in Norvegia. Poi siamo tornate in Italia, la compagnia ha continuato e piano piano ha preso la sua caratterizzazione, diciamo, da adulta. È una compagnia di danza contemporanea che però ha al suo interno un forte apporto anche poi dello studio con... Un po' con tutte le arti tecniche. Per me proprio il lavoro a fianco di light designer, a fianco di curatori del suono e della musica piuttosto che delle scene è fondamentale, cioè proprio il mio modo di creare è quello di utilizzare tutte le arti assieme affinché lo spettatore che ci viene a vedere vede proprio un progetto studiato in ciascuno di questi dettagli, cioè non è solo il movimento che è importante, ma quel movimento in quella luce, con quel suono e con quello sviluppo drammaturgico. Aggiungo anche che mi piace moltissimo e lavoro spessissimo con drammaturghi, drammaturghe femminili, bravissime anche. In questi ultimi anni poi ci siamo anche molto specializzati in grandi eventi che ormai ci vedono viaggiare dovunque nel mondo e che portano anche dimensioni e problemi e soluzioni completamente diverse. Cosa si può dire? Per me una delle parole più importanti nelle arti è quella di emozione. C'è chi è molto forte con l'innovazione, con la concettualità, e sono tutti punti validi. Io penso che quello dove io posso portare di più è quello dell'emozione, cioè a me innovazione e concetto mi diventano in funzione al creare emozioni o cogliere, capire il mistero del viaggio umano, il mistero della vita. E quello che mi auguro è che quando uno esce da un mio spettacolo, che esso sia in teatro piuttosto che in un grande evento, esca arricchito di emozioni, esca con un'esperienza in più che lo porti a commuoversi, arrabbiarsi, sorridere un pochino più di prima, piuttosto che magari anche vedere delle cose con un punto di vista, una sfaccettatura in più a questa meravigliosa gemma che è la vita. Abbiamo fatto anche, che mi piace raccontare, per il quale sto lottando ancora con ogni mia forza e con dei grandi collaboratori di viaggio, fatto anche degli importantissimi e piuttosto unici anche a livello internazionale percorsi di danza aerea in volo assistito per persone portatrici di handicap fisico o psicofisico. Un percorso meraviglioso che, insomma, vedere anche Carla Fracci commosso e con le lacrime agli occhi di fronte dinanzi al lavoro che stavamo facendo è, insomma, meraviglioso, e spero che, finiti questi problemi, noi tutti, riuscendo ad abbattere questo tragico momento di pandemia e possibilità di contagio anche tra chi si pensa sano, spero che si possa riniziare a pensare a dei percorsi del genere che hanno così tanto bisogno di contatto e di volo per persone ancora più vincolate alla terra e alla gravità di noi danzatori normodotati. In questo ultimo pensiero, questo momento di pandemia difficilissimo, specialmente per un'arte come la nostra, che è proprio molto basata su quel punto fragile e fondamentale per la vita, che è il punto dove finisce anche la parola, no? Dove finisce la parola inizia il suono e inizia il movimento. Il movimento che è il corpo ha bisogno di contatto, ha bisogno di carezza, ha bisogno non solo di muoversi, ma di muoversi in relazione con e per altri. Questo contatto che è quello più negato a noi. Io penso che questo sia un momento fondamentale per trovare altre soluzioni, forse, ma è impossibile sostituire, è impossibile negare il corpo. Ora questa negazione è una grande occasione per capire quanto è fondamentale e quanto è importante per tutti. La signora che ho visto l'altro giorno per strada che soffriva dal bisogno di abbraccio, il signore nelle zone più profondamente, tragicamente colpite dal Covid, che dice quanto gli serve un abbraccio. Cioè la relazione umana è ciò che ci rende speciali, la relazione e il contatto fra di noi, la capacità della carezza, dell'abbraccio, della concretezza del corpo. Per ora è negato, ci vorrà molto tempo prima che riusciamo a capire come anche poter semplicemente tornare in sala senza essere pericolosi e senza rischiare, ma quando poi riusciremo finalmente, sicuramente sarà una celebrazione di cui tutti quanti avremo profondamente, assolutamente, con fame incredibile, bisogno. Ecco, io penso che questo sia un momento prezioso per continuare a guardarci negli occhi, non mollarci nonostante la distanza e prepararci per quanto vibreremo dopo. RKO DanceOnAir, io sono Mimmo Iannone e questa è la 15ª puntata della trasmissione. Ospiti oggi Gennaro Guida, Marco Perazzi, Silvia Marti, Ciro Venosa ed Elisa Barucchieri. Ringrazio come sempre Carlo Chicco e Paolo Pagone. Vi lascio il nostro numero WhatsApp per chi volesse lasciarci qualche comunicazione o il desiderio di voler partecipare alla trasmissione. Il numero è 351 67 76 164 oppure ci potete contattare sulle pagine Facebook o Instagram di RKO. Io non posso che salutarvi, ringraziarvi e sperare che la trasmissione vi sia piaciuta anche quest'oggi, e vi rimando alla prossima. Un caro saluto.